e poi rovinati dal piccolo schermo. I miei due ragazzi sapevano a memoria tante battute. Le scrivo anche a nome di mio figlio Christian, di 22 anni, che ho perso nello scorso ottobre in seguito a un incidente di macchina. A lui piaceva in modo particolare Massimo. Aveva deciso di andare a vedere il postino e l'avrebbe fatto senz'altro dopo un esame che sostenne venerdì 14 ottobre, ma domenica 16 il terribile incidente. Posso capire il vostro dolore, perché per una misteriosa coincidenza queste due persone hanno lasciato questo mondo orribile nello stesso anno a distanza di pochi mesi. Io l'ho visto il postino, per me e per Christian, un capolavoro di poesia e di grazia, un messaggio di speranza. L'abbraccio, anche senza conoscerla. Si senta fiera di suo fratello. Siamo in tanti a non dimenticarlo. È senz'altro in paradiso. Con Christian. Cordialmente, Maria Cristina. Mi piace pure questa, Rosaria. No, no, non ce l'ho io il libro. Rosaria, scusami, mentre tu trovi, scusami. A me piace molto anche questa, che è molto sintetica, però fa capire come Massimo unisce l'Italia, come ha unito e unisce ancora l'Italia, a prescindere dalla sua conoscenza diretta o meno. Questa piccola nota la scrive Carla da Milano ed è datata 4 giugno 1994, giorno della scomparsa di Massimo. Scrive, rivolgendosi a lui: Ciao Massimo, sto piangendo e ancora non posso credere che tu non ci sei più. Ho sentito la triste notizia mentre ascoltavo la radio. Ho gridato. Non avrei mai pensato di poter piangere per una persona che non conoscevo direttamente. Eppure l'ho fatto. Forse perché io ti conoscevo, ti ho conosciuto attraverso i tuoi film, le interviste, gli spettacoli. Provavo affetto, ammirazione, stima nei tuoi confronti. La gente penserà che io sia stupida, ma non è colpa mia se ti volevo e ti voglio bene. E se adesso mi ritrovo qui in silenzio a scriverti una lettera che non leggerai mai. Ora un sorriso debole sta per affiorare sulle mie labbra. Voglio ricordarti così. Ciao Troisi, mi mancherai. Secondo me questa lettera, che poi è stato uno straccio che tu hai preso, perché ci sono dei puntini sospensivi che lasciano intendere appunto che ci sia dell'altro. Però secondo me questa lettera così semplice, così sintetica, così diretta, così intima, fa capire veramente che Carla da Milano, immagina quante Carle ci sono state, quante persone, quanti di noi abbiamo pianto nell'ascoltare quella notizia, pur non avendolo mai conosciuto, perché quando è morto Massimo Troisi, penso di interpretare un po' il pensiero di tanti di noi, è come se fosse morto uno di famiglia, perché lui entrava nelle nostre case e poi la sua smorfia, insomma, ha fatto scuola. E tuttora, per esempio, quando vogliamo ricordare delle cose, oppure quando vogliamo anche sdrammatizzare su delle cose, ecco, quando è San Gennaro, per esempio, chi di noi non mette sui social San Gennaro? Pensacelo poco tu, o no? Carla, questa Carla. Io ho pubblicato una cosa proprio recentissima scritta da lei, perché Carla ha compiuto 50 anni e la sorella che ha fatto da palo mi ha scritto e ha detto: vuoi scrivere qualche cosa per lei così che le facciamo una sorpresa? E io l'ho fatto, però Carla, qua che c'è sta scritto? Marinella, questa è No, molto questa è bella. Marinella, sì, poi. Rosario, questa sei tu, Linda Lombardi. Mia figlia. E
Manuela Sica, Ti va anche bene la tua Emanuele. Io devo dire molto bello questo libro, perché sembra di rivedere Massimo. Vedi un attimo, perché voglio chiudere questa bella cosa di Carla, perché stanno tutti e tre vicino, okay, c'è sì. Emanuela e poi c'è Carla. Scusate. Carla. Più avanti devi andare, sì. Più avanti da Emanuele. Infatti stavo andando, questo è bello lungo, Giuliana, questo è quello che ho letto io di Carla. Eccolo qua, quello subito dopo, Carla. È Carla, è tutto. Questo qua 5 gennaio 2024. Sì, infatti. Ci siamo persi di vista. Che bella questa cosa, è bellissima. 5 gennaio 2024. Il 23 settembre dello stesso anno, anche io ho festeggiato un compleanno importante per me. Una sorpresa nella sorpresa, tutto organizzato minuziosamente dalla mia cara sorella Monica, con la complicità di Luciano e sua mamma Rosaria Troisi. Il tema di quella bellissima giornata è stata la musica. Tutti, amici e parenti, mi hanno dedicato una canzone. Ognuno mi ha associata ad una melodia fatta di parole. Canzoni recenti, altre più remote nel tempo, ma mai dimenticate, proprio come Lontano Lontano di Luigi Tenco. La versione però è stata la vera sorpresa inaspettata. Quei versi stracolmi di tenerezza sono diventati il melodioso sottofondo musicale per Massimo e Rosaria, che amorevolmente hanno voluto dedicarle a me proprio in quell'occasione speciale. Questa non la canto perché non ho... E lontano, lontano nel mondo. Però poi ho cambiato pure qualcosa per personalizzarla, no? Ma tu, ma pensate un po', io che faccio? E dai, cantiamola tutti. No, che mi ricordo di quella lì che io avevo. Là. Cantiamolo insieme, così ci dedichiamo a Massimo. Vediamo tutti quanti a Massimo. Lontano, lontano nel mondo, una sera insieme ai tuoi cari, e ad un tratto chissà come perché ti troverai a parlare di me, di un amore, e dico mai troppo lontano. Si può immaginare l'emozione di Carla, certo. Insomma. E poi volevo invece leggere la risposta di Cristina, la lettera di cui prima del ragazzo. Un attimo solo, non ho voluto mettere la mia, però questa qui di Cristina, bellissima. Carissima Rosaria, che regalo la tua lettera. Con pronta, istintiva solidarietà e spontaneità mi hai scritto come a un'amica di sempre. Ti ringrazio anche per la foto e le pliant dell'associazione, che spero possa conservare vivissima la presenza di Massimo. Ce n'è proprio bisogno. In mezzo a tanta banale volgarità di persone sensibili, autentiche e creative come lui, ti accludo la lettera di Marco, a cui avevo mandato una delle tue foto. Con lui Christian sarebbe andato a vedere il postino, ed è questo il motivo per cui ancora non l'ha visto. È un compagno di liceo, anche lui napoletano, orfano di padre, che frequenta giurisprudenza. L'altro amico, Paolo, un ragazzo brillante, è in seminario, felice della sua fede e pieno dell'amore di Dio. Ma perché Dio spesso si prende i migliori? Penso
che ti farà piacere sapere quale eco abbia trovato la bellissima tua lettera in Marco, coetaneo del tuo Luciano, mio figlio. Anche mio fratello si chiamava Luciano, siamo in cinque. Ti accludo una foto di Christian scattatagli dalla ragazza che aveva avuto per 2 anni, ma che nell'ultimo anno della sua vita non stava più con lui, quasi si fosse voluto staccare da questa terra. Padre Andrea d'Ascanio, un francescano che è discepolo di Padre Pio ed ha anche sentito il suo arrivo in cielo a distanza di 100 chilometri dal luogo dove stava avvenendo, qui a Roma, all'ospedale Pertini. Dice di Christian: è stato un messaggero dell'amore e continua a essere un indicatore della strada per noi rimasti qui. Vale anche per Massimo, senz'altro. Tuo e tuo papà, lo sentite così. Grazie per il tuo affetto, mi fa stare bene. Ti abbraccio. Come si fa a rimanere distanti e a dire vabbè, è una cosa che ti è capitata, non puoi fare. Insomma, non si può. Però poi dice lei, dice, fa stare bene. Perché è vero che fa stare bene. Pure a me mi ha fatto questa cosa, io la chiamo la sana follia, perché non fa male, non facciamo male a nessuno. Se li vogliamo pensare in un posto, si vogliono pensare a sta là, ma fa bene, perché non farlo? E allora me la tengo tutta quanta questa sana follia, anzi la auguro a chi ne ha bisogno. Non è follia comunque, è sana. Sì, perché chi non ci crede ci va a favore, mi piace, però va bene così. Lo hai mai rimproverato tu a Massimo? Io? Sì. E una volta l'ho operato con l'occhio, perché io e Massimo, io e la famiglia, noi abbiamo perso la mamma molto presto, troppo presto. E quindi abbiamo preso casa, poi quando io mi sono sposata è rimasto mio padre con gli altri, con il resto della famiglia, 3 fratelli e una sorella di appena 12 anni. E io avevamo pensato ormai già insieme a mia mamma, perché già da parecchio tempo avevamo pensato di sposarci dopo un lungo fidanzamento, quindi pure mia mamma l'aspettava in questo momento. Allora abbiamo lasciato la casa dove stavamo e abbiamo preso 2 appartamenti vicini. Mio padre stava al secondo piano con i miei fratelli e mia sorella e io stavo al quinto piano con mio marito e poi sono Luciano e Linda, tutti e due. E quindi era una casa frequentata da tutti e due, perché come se fosse stata la stessa casa. Mia sorella aveva 12 anni, insomma, aveva bisogno di essere seguita e insomma non la poteva lasciare. E questa casa così, poi io l'ho ritrovata in un film di Massimo, perché molte cose che succedevano in famiglia lui le ha riportate e noi poi ci riconoscevamo nei personaggi, no? Certo, faceva a modo suo, però avevamo capito che ci ce l'aveva sicuramente. Allora io la domenica però si sente? Aspetta, no, mi dispiace, no, non ti preoccupare, sta in fondo e non sente. Vai. Dicevo, io la domenica avevo l'abitudine di andare a pranzo a casa dei miei suoceri. Quindi, però durante la settimana Massimo me lo chiedeva, diceva, lo sa, ma domenica mi ha mangiato la suocera? E diceva sì. E poi mi dispiaceva, perché forse voleva restare da sole. No,
Invece no, a casa mia era andata a casa lo professore nel film Fragilità, perché lui ci portava le ragazze. Io lasciavo la mia, le mie chiavi, le lasciavo, lasciavo le mie chiavi giù, che ci può essere bisogno di qualcosa, così. E poi una sera io me ne sono accorto che quando sono ritornata ho trovato il letto rifatto in un altro modo, le lenzuola messe in un modo che non mi metteva. E poi mio marito può essere che siamo stati insieme. E poi mi proprio della folgorazione. Massimo, per cui quando fu il giorno dopo, io mi ricordo stavo cucinando, lui venne e stava io lo guardai e disse: Massimo, tra buon intenditore, poche parole. E lui mi fece come uno che dice: ma cosa si fa? E se ne andò. Poi quando abbiamo visto il film Ricomincio da tre, mi ha visto alcune scene proprio là di quello che succedeva, perché in quel periodo noi eravamo anche giovani, insomma, mio marito aveva degli impegni di studio e quindi mentre io finivo di mettere a casa a posto il bambino, preparavo il bambino, lui si metteva a studiare perché doveva fare degli esami, ma non mi ricordo. Quando era pronto, io dicevo: ce ne possiamo andare. E lui chiudeva il libro, lo studio, chiudeva tutte cose, noi e uscivamo. Quando abbiamo visto il film, c'è sta scena, era Francesca Neri che sta a letto, che stanno sentendo la partita, no? E lui dice vicino alla compagna, dice: tu cani niente. Beh, no, ce l'aveva con me, diceva: tu cani niente, perché che ne se ne accorge? E poi diceva proprio: stamattina dove stava? Prologo. Un libro. E diceva: stamattina dove stava? Prologo. E che lui diceva: ma non lo so! C'era un prologo, no? Dice: il segno che ci ha messo lui prima di scendere. Io se ne accorgo che la vescichina mi sa da parte. Diceva che diceva: ma non lo so, così. Comunque con tu cani niente. Diceva, no? E poi quando abbiamo visto i film, diceva che sia a casa nostra proprio, spiccicata, no? E così. E poi anche altri personaggi, infatti noi dicevamo sempre: chi sono tutti? Queste sono chi? Impicciate. Sono 5 miliardi di luci. Anche, come no? Perché poi anche, ma molte cose anche belle, perché Massimo quando veniva, i miei fratelli, gli altri due, dicevano: che bel sull'oro, ma e lui se lo toglieva e diceva: oh, tieni, figliatelo. Insomma, niente da dire, veramente.